World Music Today. Sono le 5:05 in questo istante e oggi è il 14, 13, 12, 11. Cosa ne abbiamo oggi? 13. Domani è la presa della... Per fortuna che è lunedì 13. Domani è la presa della... Bastiglia. Bastiglia, mi raccomando. Non dimenticarti perché égalité, fraternité, un per tre... Tre. Ok, mentre andiamo direttamente a Napoli, perché chi c'è in questo momento a Napoli? Roberta De Martino, buonasera. Fantastico Roby, ciao. Domani c'è la presa della pastiglia, mentre noi con Napoli in treatment cosa prendiamo? Pastiglie, però. Innanzitutto no. Un gran caldo, immagino. Mamma mia, tantissimo caldo, molto molto caldo, vabbè, ma ce la faremo. Brava, brava. Comunque questa seduta che vedremo mercoledì, vedremo il dottor Simone andare dal suo supervisore, quindi vediamo lo psicoterapeuta che si rivolge a un altro psicoterapeuta. Un po' cioè proprio facciamo una partita ping pong? Esatto, perché poi alla fine è un modo di far mostrare come lo psicoterapeuta in realtà anche lui ha bisogno di aiuto, perché certo ognuno deve riflettere sul modo in cui lavora e quindi anche il dottor Simone si rivolge a qualcuno di esperto per capire come sono nel processo terapeutico con Partenope. E quindi è molto bello secondo me questo inizio, perché si vede il dottor Simone in un'altra veste, un po' di paziente tra virgolette, no? Come se ci fosse un paziente in ciascuno di noi. E quindi si rivolge al dottor Megaride, che non è a caso questo nome scelto, perché Simone, come sappiamo nella leggenda, è l'amante di Partenope, mentre Megaride è lo scoglio sul quale sono conosciuti, diciamo. E quindi dottor Megaride mostrerà al dottor Simone, insomma, quanto anche lui oscilli frequentemente tra l'immagine di cartolina e immondizia, un po' come fa Partenope, dimostrandogli che c'è una Partenope in ognuno di noi, fondamentalmente, che tutti quanti noi oscilliamo costantemente tra queste immagini, o eccessivamente a volte positive o a volte troppo negative. La cosa importante sarebbe tenerla a fianco l'una all'altra, dicendoci a volte siamo un po' una schifezzella, a volte siamo persone che abbiamo successo, insomma. No, mi piace come praticamente i due si incontrano e soprattutto cosa ne pensano dell'altro, più o meno. Sì, no, è molto carino questo incipit. Poi ovviamente si passa alla seduta normale con Partenope, in cui viene affrontato, diciamo, come tema il fatto che l'essenza è bella ma non abballa, cioè nel senso che pur essendo una città piena di cultura, bellezza eccetera, a volte non si sente valorizzata quanto merita, tipo per le buche per strada o che ne so, per i fumo che non passano eccetera eccetera. E sempre a dottor Simone toccherà mostrarle quanto anche gli elementi culturali, turismo e quant'altro che attualmente vengono molto valorizzati qui a Napoli hanno una loro importanza per poter fare in modo che lei si senta comunque meglio, tanto che a intervenire nella puntata ci sarà Luca De Martino, che è un personaggio mitico qui a Napoli, un ragazzo che ha messo su questo movimento che si chiama Sii Turista della tua città. Cioè lui invita i napoletani a diventare turisti. Un qualcosa che mi richiama una canzone di Lucio Battisti, visitando sì. Con te monumenti e chiese, parlando inglese, tra una donna per amico e un album fantastico. Complimenti per comunque questa idea, molto bella, bella, mi piace. Sì, Luca De Martino pensa cosa fa, lui quando arrivano le navi da crociera a Napoli, va con questo gruppo di ragazzi con cui milita proprio per l'amore di Partenope e va a dargli il benvenuto con abbracci, fette di torta o il caffè. Cioè ti dico veramente sul serio questa cosa succede. E poi a volte si riporta in giro per i monumenti, a volte gratis, insomma facendogli delle visite guidate per la città, perché lui dice che noi napoletani insomma siamo fortunati, essere napoletano è meraviglioso, lui spesso dice, e quindi riscoprire le bellezze di Partenope consente insomma a tutti quanti noi di essere più felici. Spesso non andiamo lì all'estero a cercare bellezze quando intorno a noi c'è di tutto e di più. Questo insomma fondamentalmente è quello che lui fa, oltre a proprio pulire strade, piantare a volte insomma delle piantine per rendere più bella Napoli. Addirittura lui ha fatto delle operazioni di pulizia di alcune fontane in piazza a Napoli, come anche delle metropolitane, quindi un ragazzo molto molto attivo Luca, e quindi faccio i miei complimenti. Complimenti davvero, complimenti, perché trovare poi questi ragazzi che si muovono, perché proprio mi sembra anche il caso di dire e usare questo termine, si muovono per la propria città, è davvero indispensabile e importante. Della serie tiriamoci sulle maniche e cerchiamo di farlo senza problemi. Sì, lui mi ha detto quando l'ho intervistato, mi ha detto che lui ha girato tutto il mondo, comunque molte parti del mondo. Sì. E poi un giorno tornando verso casa, verso Partenope, appunto si disse ma io devo fare qualcosa per la mia città, perché è talmente bella che io forse neanche la conosco. Quindi ha incominciato a conoscerla ed è diventato praticamente ormai
uno dei maggiori esperti, insomma, dei vari musei o anche strutture che magari non sono strettamente visitabili, ma che lui comunque cerca di portare anche lì le persone per rendere visibili alcune bellezze che qui a Napoli sono talmente tante che sono a volte nascoste. E la cosa bella, ti dico la verità, Beppe, è che lui riesce a coinvolgere anche gli scumizi a volte, anche nelle operazioni di pulizia delle fontane in piazza, e quindi in qualche maniera cerca di diffondere il senso di appartenenza anche per chi ha più bisogno che questo senso di appartenenza venga sviluppato, per contrastare anche appunto momenti di violenza o criminalità, eccetera eccetera. E quindi lui è molto carismatico, Luca, devo dire, muove veramente tante persone, quindi veramente è un ragazzo in gamba. Beh, e poi diciamo che fondamentalmente quando esistono queste situazioni sono coinvolgenti, no? E quindi in automatico penso che poi ci sia anche questa forma di eco e questa forma di continuare, no? A proseguire quello che è volentieri quello che un ragazzo come Luca fa. Sì, ma poi tra l'altro la cosa bella, sai, io facendo questo progetto ne ho conosciute tante in realtà, come quella anche di Luca, e sarebbe bello se poi un giorno tutte queste realtà riuscissero a fare una concreta rete. Questo è quello che un po' manca. A volte sono un po', ti ripeto, ognuno fa il proprio, e invece magari insieme si potrebbe essere veramente un fiume. E quindi io sto cercando, a volte, sai, per esempio in un post su Facebook, ti dico banalmente, metto insieme due movimenti, magari, che ne so, di clean up che puliscono le strade con Si Turista, magari perché entrambi fanno un'attività nella stessa giornata, cercando già solo con un post di creare rete tra queste due realtà, in modo che la loro immagine viaggia insieme, no? Perché comunque poi alla fine, certo, il benessere a cui puntano è sempre quello di Partenope, quindi perché non unire le forze e farlo creare insieme? Creare un certo parallelismo per dare poi anche una doppia visione, prendendo poi spunto da un'unica realtà, fondamentalmente. Esatto, esatto. Poi tra l'altro un'altra cosa mi vado ad aggiungere su questa seduta, è molto carino, a un certo punto Partenope si chiede se tutto questo impegnarsi per il turismo, per la cultura, sia qualcosa che le faccia bene a fronte di problemi reali. Non so a te quanto capita nel luogo in cui vivi, però a noi spesso succede che si dice, per esempio, ma che mi serve, ha messo Forum delle Culture su Napoli Teatro Festival quando c'ho le buche per terra, no? Come se poi una cosa non potesse esistere senza l'altra, no? E invece in realtà proprio nella puntata ha dimostrato anche, rispetto al racconto che ci ha fatto Raffaele del Giudice all'epoca quando lo intervistammo, era il presidente della SIA che si occupa della spazzatura, insomma, qui a Napoli. Raffaele ci raccontò che per esempio le campane di vetro e plastica l'hanno acquistata a Via Toledo grazie alla Coppa America, quindi spesso gli eventi culturali consentono anche di superare dei problemi che hanno a che fare con contingenze, insomma, di emergenze stradali o cose del genere, e quindi che i due discorsi non sono poi così separati, insomma. Diciamo che di quello che mi stai raccontando oggi, Roberta, c'è molta situazione che viaggia in forma analoga, quasi sullo stesso binario, no? E quindi proprio si vedono le due facce con due binari che praticamente corrono sulla stessa strada e in automatico magari cercano di raggiungere lo stesso obiettivo. Ma sì, perché poi fondamentalmente questo dialogo tra i due penso che sia con le stesse situazioni. Simone Megaride, insomma, il mettersi in discussione anche di Simone, secondo me è una cosa molto educativa per tutti quanti noi. Perché sai cos'è? Fa vedere che il dottor Simone, che è lo psicoterapeuta di Napoli, quindi voglio dire, uno psicoterapeuta abbastanza con una responsabilità abbastanza grande, chiaro, che comunque si metta in discussione anche lui rispetto al suo operato, è un atto di umiltà che secondo me se tutti facessero sarebbe veramente una grandissima cosa, cioè nel senso che qui tutti quanti dobbiamo cercare di riflettere sul nostro modo di procedere e portare avanti le attività. Di conseguenza il fatto che lo faccia anche lui secondo me ha un impatto mediatico molto forte, vederlo in un'altra posizione dietro la scrivania, non davanti alla scrivania, no? Come certo, a dire, anche certo, io ho bisogno, certo, di riflettere. Anche ho bisogno di riflettere su quello che faccio e magari dare anche a volte risposte su quello che è stato fatto. E infatti guarda che noi anche nel progetto, io e la Nisa Coposta, che abbiamo scritto il copione, abbiamo fatto supervisioni con Giovanni Madonna, Antonella Bozzotra e il professor Renzo Carli, perché anche noi, sì, non sapevamo se procedevamo bene nella scrittura delle cose che abbiamo fatto, e ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un supporto di tutti quelli che erano i nostri professori per capire se il processo attivato era un processo significativo e comunque calzante. E credo che poi fondamentalmente rivedersi e anche costruire in maniera un po' più mirata poi nelle prossime puntate tutto quello che susegue nel vostro progetto di Napoli in Treatment. Sì, per dare una conseguenzialità alle puntate, in modo che questo un processo che dall'inizio alla fase centrale in cui stiamo adesso fino alla fine del processo psicoterapeutico tutto avesse comunque un senso. E ancora oggi io faccio spesso riunioni di KIF in cui riflettendo insieme ci rendiamo conto se le cose che stiamo facendo hanno o meno un senso, perché sennò
uno produce sempre informazione senza rendersi conto del feedback che quell'informazione sta ottenendo. E questa riflessione è bellissima, sai Roberta, credo che dovrebbero anche un po' farla tutti i vari media che continuano a dare informazione senza a volte magari creare una piccola capanna tra virgolette dove poter riflettere e dire: ma queste informazioni, tutte queste notizie le avete capite oppure dobbiamo rispiegarvele in un altro modo? Sì, i media, ma anche le istituzioni quando danno informazioni, esatto, anche rispetto a cose, esatto, che funzionano in città, certo, non sanno quella fine cittadino che se ne fa di quelle informazioni. Sarebbe importante invece coinvolgerlo nel processo comunicativo. Io ultimamente mi hanno assegnato la responsabilità di organizzare un corso di formazione in comunicazione, sì, e praticamente per esempio io per realizzarlo e metterlo su ho intervistato tutti i soggetti a cui quel corso era rivolto, perché sennò era un atto comunicativo fatto nel vuoto, cioè nel senso io non posso mettere su un progetto se non so con chi mi sto interfacciando. E allora secondo me è sempre questo interessante dei processi comunicativi, cioè tenere presente l'interlocutore non solamente come punto di arrivo dell'informazione ma anche come fruitore e quindi di conseguenza protagonista attivo di quello che sta ascoltando o quello che sta ricevendo, insomma. Bello, 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 mi piace. Poi l'appuntamento di mercoledì credo che sia molto costruttivo, anche perché i due si leggeranno volentieri non soltanto in ascolto ma negli occhi, soprattutto per capire quelle che sono le situazioni che magari durante il percorso che Napoli Entertainment sta concludendo quasi in base a tutte le puntate sia, sì, praticamente pieno o ha bisogno anche di letture diverse. Esatto, esatto. Noi speriamo che veramente sia un atto di umiltà che fa Simone, che serve un po' a tutti, a istituzioni e cittadini. Quando svolgono la loro attività dovrebbero un attimo fermarsi e chiedersi come le stanno facendo, magari riflettendo con altre persone, magari con esperti psicologi ancora meglio, ma non perché voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma perché lo psicologo, diciamo, ha l'abilità del pensare e quella insomma che sviluppa per tutto quanto il suo corso di studi. Quindi potrebbe aiutare veramente l'organizzazione a ripensarsi e a meglio operare nel sociale o comunque a livello organizzativo, insomma, certo, rispetto a quello, certo, che fanno. Bene, 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 Roberta. Allora che il caldo di Napoli abbracci bene questo progetto di Napoli in Treatment con te, non perché troppo, so che però ti sei. Che ti so praticamente in giro per la città caldata, perché questo è un orario in cui il sole continua ad essere voglio esatto, dire, esatto, ok, non diciamo perché possiamo adesso usarne. Vado a bere qualcosa di fresco. Brava, brava, brava. Senti, allora appuntamento a mercoledì con Napoli in Treatment e noi ci sentiremo dal mare poi prossimamente con queste puntate che avremo modo di collaudare ancora con il vostro progetto che veramente adoro e siete davvero molto molto bravi ragazzi. Complimenti, grazie, ancora. Grazie, grazie davvero. A presto. A tutti. Ciao, ciao cara, ciao ciao.